La pagnotta calcio. La pagnotta quindi... calcio, sì, che era più una religione, più che una squadra di calcetto. No, vabbè, tanti bei momenti su quei campi, è stato sempre divertente. E i campi di gioco, il famoso campo era quello del Verde Rocca. Sì, il Verde Rocca con il Massimo, il proprietario che ormai ci conosceva. Sì, diciamo, un campo fatto al 90% da gommini, il restante da quell'erba finta di seconda generazione venduta per quarta, che però rendeva il tutto più romantico, diciamo. Venduta per quarta è bellissimo, era più, poesia. Era più rustico, più verace, diciamo. Senti, ma tu che ruolo giochi, cioè comunque ogni tanto ce ne facciamo qualche partitella, tu che ruolo giochi, fondamentalmente ti piace più essere un giocatore offensivo o difensivo? Ma io nasco attaccante e vado avanti così, diciamo, ho sempre giocato davanti, anche perché per le posizioni in difesa non sono mai stato, mi sono molto scarso, cioè io fondamentalmente segnavo, facevo tanti gol, ma tecnicamente poco e niente, diciamo, aiutato da una difesa rocciosa che avevamo alla Pagnotta con Massimiliano Crisafi e Fabio Quaresima, era semplice stare davanti e raccogliere gli assist per segnare parecchio. Moro, qua abbiamo un talento inespresso del calcio a 5. Il finalizzatore proprio. Finalizzatore, ma faceva certi gol quando gli capita ancora a giocare qualche partitella, un tiro di destro micidiale sotto al set proprio. Ai tempi miei. Senti, ma come... Com'è nata, detto, questa cosa della Pagnotta Calcio? Massimiliano Crisafi, che tra l'altro salutiamo, ma chi è che è stato il fondatore della Pagnotta Calcio all'epoca? La Pagnotta Calcio, diciamo, l'ho creata io. Fino ai 13-14 anni giocavamo sotto casa con gli amici di sempre. Nicola Adamo, che poi fece parte della Pagnotta, Stefano Cipri, anche lui partecipò nei primi anni. Poi con l'età che avanzava e i tiri sempre più forti contro il portone che sbatteva forte, abbiamo dovuto trasferirci sui campi di calcetto propriamente detti, calcio a 5, chiedo scusa. E quindi è nata la necessità anche economicamente di mettere insieme una squadra fissa, quindi per essere sempre 5 contro 5. È nata la Pagnotta Calcio grazie all'incontro con Massimiliano Crisafi, il mio compagno di scuola, di classe, di banco, anche di vita sotto certi punti di vista, Andrea Polidori, e è nata questa Pagnotta Calcio, diciamo, insieme a Nicola e Stefano. Ci siamo messi assieme, abbiamo preso le prime divise, che all'epoca, almeno personalmente, era una cosa meravigliosa, cioè far parte di una squadra che aveva una sua identità sia come nome sia addirittura con una divisa a cui trovammo inspiegabilmente uno sponsor, non so bene come, tra l'altro. Era una cosa bellissima, cioè, giocavamo per giocare, eravamo tutti amici e avevamo una forte identità, è stato sempre, sempre molto bello. E poi le partite storiche contro il Bayer Valencio di Valerio Leo, anch'io c'ero in quel Bayer Valencio, insomma. Come no, come no, assolutamente, anzi era un derby praticamente, le partite più sentite. Anche perché, se ricordo bene, all'inizio non c'era storia, adesso forse... Esatto, all'inizio non c'era storia. Mi scordo qualche partita, ma dicevamo la nostra. Sì, c'erano un sacco di scontri. Ricordo Valerio Leo che tentava e riusciva, spesse volte nelle acrobazie. Esatto. Sì, era divertentissimo, assolutamente. E in tutto questo Moro invece cresceva nei campi tipo Olli e Benji. Lui era il Benji Price, cresceva nei campi di calcio. Esatto, che se ci pensate, prima di cominciare con voi, avevo sempre, diciamo, snobbato questi tornei. Ho sempre giocato solo tra amici così. Però poi mancava come cosa, però mancava anche dal punto di vista mio una squadra davvero seria che potesse darmi queste emozioni, perché adesso non tornerei mai più indietro. Giocare per qualcosa di più, insomma, che la partita fine a se stessa è una sensazione forte, insomma, ti dà quello stimolo in più ogni volta. Sì, anche la componente agonistica comunque, no? Il cercare assieme alla squadra di raggiungere un obiettivo che non sia la partita contro gli amici del quartiere accanto, ma arrivare a una vittoria che porta punti in classifica, che porta a un risultato, a un titolo. Esatto, come esatto. Poi è successo lo scorso anno. Come è successo lo scorso anno, esatto. E poi
c'è stata molta attesa da parte mia, però ha ripagato, perché il Borussia è una grande squadra, una grande gestione dietro, è molto seguita. È ti faccio un dato su Facebook: Borussia Roma, la pagina ufficiale, 365 mi piace. Giovanni Marmotti 10, insomma, al momento anche qua. Giovanni Marmotti 10, dai, comunque Giovanni Marmotti ieri sono state molto sportive. Adesso, molto. Al di là di tutto, noi salutiamo anche per giustizia gli avversari. E quindi entriamo proprio in merito, dopo questa bella pagina di storia di Alessandro Ferroni, che comunque ricordiamo cura lui quello che vedete sulla pagina del Borussia Roma, della locandina, della partita, insomma del lunedì, del campionato. È tutto curato da Alessandro Ferroni, appunto Alessandro Ferroni Grafica, e noi vi invitiamo appunto a vedere anche la sua pagina Facebook, oltre alla pagina del Borussia Roma ufficiale, dove ci sono tutte le notizie. Già sono usciti fuori l'album della partita di ieri, più tutta la notizia, e poi comunque uscirà penso anche la notizia della partita con tutte le pagelle aggiornate. Entriamo in merito a quello che è stato il big match della partita di ieri sera alle ore 21, giocata al Roma 3-0, e subito la nostra Francesca Vessella, che è stata inviata in campo soprattutto anche come book fotografico sempre impeccabile, l'intervista al nostro bomber Pierluigi Copparoni, che in campionato scorso ha raggiunto quanti gol, Moro, se non erro 40, 50 davvero tanti, guarda, non si contano. E quindi noi sentiamoci l'intervista fresca di Pierluigi Copparoni di ieri sera, e torniamo in studio per commentarla poi insieme al nostro ospite Alessandro Ferroni, e magari poi anche più tardi col nostro collegamento telefonico Fabrizio Caputo. Grandissima prestazione oggi per Pigi Copparoni, con anche il ritorno al gol. Oh sì, abbiamo giocato bene, è stata una bella partita e dobbiamo un po' dare continuità ai risultati, alla prestazione della scorsa partita. Siamo partiti bene, secondo me, e i gol vengono dopo. L'importante è che abbiamo subito imposto il nostro gioco, abbiamo pressato e abbiamo veramente fatto, credo, la più bella partita della stagione, fino adesso sicuramente, ma anche negli scorsi anni credo che sia una delle partite più belle che abbiamo fatto. Quindi, indipendentemente dal gol, abbiamo dato continuità ai risultati. Insomma, Moro, un PG soddisfacente quello che abbiamo sentito. Sì. Ha commentato con parole chiave, ha parlato di partita più bella addirittura della stagione, quindi più bella di quella disputata la vittoria l'altra settimana contro il Fieri, ma non troppo, e contro l'Arsenal addirittura. Beh sì, per questo io do ragione, lui ha detto anche della Serie B dello scorso anno, questa partita sarà rotta alla pari contro l'Aschi, se te la ricordi. Comunque sì, abbiamo giocato molto bene contro la squadra più forte del campionato, ed è tutto ciò rende la vittoria ancora più importante. Non avevo sentito queste parole di Pigi, perché dopo la partita, quando ha fatto l'intervista, ero già sotto la doccia, e mi piace che dice sì, i gol vengono dopo, perché lui si mette sempre a disposizione della squadra. E PG è uno che davvero dà sempre tanto per la squadra, corre tantissimo, recupera, è davvero fondamentale per noi. È fondamentale. Tu Alessandro, ieri hai visto la partita, stavi comunque nella tribuna barra panchina giallonera, quindi eri tranquillamente spettatore, hai visto la partita. Che ti è sembrato di Pierluigi Copparoni? Intanto per cominciare, Pierluigi Copparoni è forse il giocatore che ha rappresentato più il Borussia lo scorso anno, a suon di gol e di prestazioni maiuscole, assolutamente. Io penso che anche se non arrivano i gol, o quantomeno non arrivano con la costanza dello scorso anno, il lavoro di Pierluigi è grandissimo. Basta vedere il fraseggio, adesso anche con Dinamite Andrea, e il lavoro è grande. Torna, combatte, quando c'è bisogno sgrida, tira le orecchie ai compagni, è sempre presente comunque nell'azione, non manca mai il suo morso. I gol arriveranno, ne è arrivato
ne è arrivato uno ieri, ne arriveranno anche altri, ma l'importante è giocare così, perché da fuori si è visto veramente un'unità di intenti importante. Abbiamo visto una squadra armoniosa, qualche piccola sbavatura, che però di fronte a un 9-3 veramente è poca cosa. Ho visto un Borussia forte, un Borussia sicuramente sicuro dei suoi mezzi, che poi ha dimostrato sul campo. Pochissime sono state le occasioni in cui si è trovato in difficoltà. Un paio di volte c'è stato qualche incursione del centravanti, adesso non ricordo il nome comunque, delle giovani marmotte, oppure un paio di lanci che hanno visto solo un giocatore avversario contro Davide, che però ha risposto con una prestazione maiuscola assolutamente. Sì, sì, no, sono pienamente d'accordo con te. Comunque il giocatore soprannominato Folk per le giovani marmotte, ovvero il numero 9, sì, è sempre stato comunque fondamentale per le giovani marmotte, anche il capitano. Ma secondo te, Moro, le scelte di mister Angelini come le vedi, come sono state? Insomma, è stato bravo anche con i cambi, perché a un certo punto, insomma, doveva gestire Fioravanti, ragazzi, che era arrivato, comunque ha giocato 10 minuti a bomba, ha fatto il primo gol fenomenale, poi ha dovuto un po' gestire i cambi. Con Tacelli non è al meglio, un Sozio un po' comunque sempre bloccato dagli difensori avversari, cioè, ho giocato abbastanza chiuso, soprattutto da parte degli avversari, che fisicamente hanno giocato veramente bene. Guarda, dopo una vittoria per 9-3, se non abbiamo detto, contro le giovani marmotte, non puoi che dare merito anche all'allenatore, che ha ragione, ha gestito bene Fioravanti, che ieri ha giocato sia come centrale difensivo, dietro davanti al portiere, sia come pivot attacco, perché serviva anche una persona grossa per poter far rispondere e far salire la squadra. Entrambi i ruoli l'ha fatti in modo egregio, e questo però certo ha pagato dal punto di vista del fiato. E il mister è stato bravo a gestirlo bene. Poi certo, rispetto alla Supercoppa, avere un pratico in più dà anche una mano per poter dare il giusto cambio e poter far rifiatare un po' a tutti. Anche Luca si era postumo dai problemi fisici, quindi ha dovuto gestire anche lui. Però tutta la squadra ha girato benissimo, quindi sì, c'è stata, come diceva, nel secondo tempo qualche, si è un po' abbassato il tono, ci siamo un po' chiusi troppo, abbiamo un po' rischiato, però è normale, poi contro una squadra che davvero ogni errore non te lo lascia scappare. Non te lo lascia scappare. Di questo adesso ne parleremo con il nostro il prossimo collegamento telefonico, Fabrizio Caputo, che ci sta ascoltando, è pronto. Noi lanciamo un'altra pausa musicale, e questa volta lanciamo una hit del momento che secondo me è meravigliosa, ma io ripeto, sono di parte, come sta anche Alessandro, è di parte. La canzone, anche Moro, però siamo in un orario, sono le 18:20, siamo in un orario relax, quindi dopo si baila un po' di più, adesso mettiamo più un pochino più lenta, che dici? Ok, dai. E cosa ci fai ascoltare? E la canzone è ovviamente già partita, i Coldplay con Ink. Questa la dedichiamo a tutti quelli che stanno facendo un bel aperitivo, che cominceranno tra 10 minuti. Ci sentiamo dopo la pausa musicale. Got a tattoo, sit together through life.